Wow, ma cos'è diventata questa cosa? Tostapane, lavandino, cassetti, microonde! Non male, guarda quanto il forno lusso, delle modernità, hai pure la tua... Il mio tagliere per affettare le carote come ti ho detto prima! Allora vuol dire che mi ascolti in fondo al cuore! Ma come hai craftato i lingotti così? Ma scusa, senza chiedere il mio permesso! Ci dovevamo fare la statua d'oro da mettere in giardino con questi! Sono giusto arrivato in tempo per vedere le mie piantine crescere! Oh, quanto belle sono, quante belle sono! Oh no, ma chi è quest'ora? Proprio quando era cresciuto tutto! Vabbè, un attimo, arrivo subito! Ma cosa stai a suonare? Il clacson davanti a casa mia! Buongiorno! Buongiorno! Di lusso spa, una società di lucro. Sono appena arrivato col camioncino. È stato un po' difficile trovare la strada, ma alla fine ce l'ho fatta. Ma cosa ti sei messo in testa? Sei venuto qui con un camioncino. È la mia nuova società, per le ristrutturazioni di lusso. Mi interrotto mentre raccoglievo le patate e le carote, la cosa più importante per me oggigiorno. Che è sto rudere qua da 200? Si può? Grazie, permesso. È la mia casa, ok? Dopo le numerose volte in cui me l'hai distrutta. L'ho ricostruito un sacco. Io ho visto qualche gocciolina cadere qui. Senti, una piccola perdita, ok? Guarda! Sì, lo so, guarda, smettila, non giudicarmi, ok? Devo tappare, mi sono dimenticato di mettere il secchio qua sotto, ok? E qua c'è la mia cucina, come puoi vedere. Prego, non farti problemi. Guarda, che bel pavimento. Ho finito i blocchi di legno, ok? Ogni tanto una persona ha una voglia di andare a prendere nuovi alberi in giro. È un bonsai, hai visto? Insomma. Forse l'ho potato un po' troppo, però. Comunque, e questa invece è la mia cantina. Ma perché stai esplorando tutta la mia casa? Scusami, torna subito su. Ma che schifo. Non guardare la mia roba. Cantina, ancora un po' in costruzione, un po' in scavo. Più il mio cassetto e la mia farm personale. Vedi, quando di notte mi sveglio sono un pochino affamato. Prendo un po' di patate, carote. Brutta che io abbia mai visto nella mia esistenza. Ma cosa stai dicendo? Ma è la casa più confortevole di sempre, tutto quello che mi poi serve. Mi vuoi parlare di quel buco gigantesco che c'è lì? Quello è stato che un creeper. Che ti ha pure staccato una parte della casa e qua potresti cadere. Vabbè, ho finito il legno, aspetta che sistemo subito. Qua. Ecco, sistemato, perfetto. No, qua bisogna togliere. Ma bisogna cosa? Cos'è che vuoi? Via, inizia subito. No, la mia terra. Non c'è tempo da perdere. Hai allagato tutto. Ma stai scherzando? Non preoccuparti. Ti pago in tutto quello che vuoi, ma non rovinarmi la casa come al solito, la mia bella casetta. Rovinare? La sto migliorando, te la farò diventare la casa più ricca e bella che davvero? Ti No, perché in effetti i miei amici mi prendono in giro perché la mia casa è un po' povera. Però a me piace. Ci credo, anche il cane sta provando a soffocarsi da quanto fa schifo sto... Ma cosa stai dicendo, Giampaolo? Non farlo! Non ascoltare Luca, non ascoltarlo. Meno male che ho già tirato giù. Straorganizzato, cos'è che hai qui? Cos'è questo? Oh mio Dio, una cassa di munizioni militari. Ma che munizioni? Questi sono tutti i materiali che mi servono per sostituire tutto quello schifo che c'è lì. Ma non è uno schifo, è bellissimo. Più pregiati. Ci ho messo così tanto a farla in Minecraft. Vabbè, facciamo così, non sono sicuro. Tu proponimi delle cose da fammi fare, poi scaricare dico io un po' di roba va bene, dal camion che prende tutti fermo un attimo, come mai ho delle aragoste nel camion? Cioè... Ma tu non fare domande, devo andarle dopo a dare mia zia che mi ha chiesto il pesce per... Comunque, ma non sei camion. Professionale con... Ti zappo tutto. Ok, dai, allora tu portami dentro un po' di mobili. Io ti dico se mi piacciono o meno, perché secondo me hai un pessimo Iniziamo gusto. Iniziamo dalle pareti, che qua è scandaloso. Stavo pensando, non voglio fare tutto io, ti do un po' la scelta. Davvero, parliamo una scelta addirittura. No? Ma il pavimento mi va benissimo qua. Ma è così bello. Ma c'è perfetto. I vermi dentro, È per renderlo più vivo e vissuto questo pavimento, Luca. Ti metto qua fuori tre campioni dei nostri pavimenti migliori. Che e belli. Allora, a me piace questo di sinistra, ma anche un po' questo al centro. Che dici? Io faccio così. Wow! Oh mio Dio, ma ha rimpiazzato istantaneamente o quasi. È come se l'avessi fatto a mano mille volte più velocemente, però. È molto più carino. Ma Luca, sì, però non lasciarmi il pavimento così a metà, che sembra di stare su un ringo. Per cortesia. Vediamo l'ultimo. Ma no, non fare tutto. Luca, sistema il pavimento, per favore. Non posso avere il pavimento tricolore. Ma no, ma anche il pezzetto di terra qui. Ma lascialo, per favore. Un bel ricordo questo. Ma togli sta schifezza qua. Perché devi essere così cattivo? Oltretutto, vieni su. Ho notato due strati per la tua farm schifosissima che è morta. È per essere sicuro, ok? In modo che nessun terremoto le faccia crollare, dai. Qua faccio io. Cosa vuoi fare? No, il mio soffitto. Ma no.
Ma sei un criminale, ma guarda, hai rotto anche il piano superiore. Ma come ristrutturare tutto? Ma non sistema. Mamma mia, che sala da ricchi. Cioè, in realtà è soltanto per pavimento e per soffitto. Per il resto ho ancora queste scale come sedie e questo tavolo fatto di pressure plate e staccionata. Fa tutto schifo, ma tranquillo, ho un sacco di mobili da ultra ricchi, super costosi e super belli. Bene, il soffitto è fatto e sono abbastanza soddisfatto. La mia scala è dimagrita così tanto. Cosa l'hai fatto? Sì, vabbè, dopo si sistema. Ma vado a prendere i mobili, tu spacca. Ok, d'accordo, mi fa male il cuore a farlo, ma spero che tu abbia qualcosa in serbo per me di molto, molto bello. Ho un sacco di cose. Mettiamo una bella televisione. Oh. Ma quanto grande è questa cosa? Ma è più alta di me. Non male. Ma è qualcosa di assurdo. Ma veramente più alta di me. Vabbè, è spettacolare questa cosa. È veramente, veramente. È un bel tavolino. Oh, addirittura il tavolino. Vabbè, ok, mi stai viziando, Luca. Spero che tutto questo non vada a finire sul mio conto. È solo l'inizio. Solo l'inizio? Ok. Qua magari. Oh, togliamo questa schifosissima cosa. Qua nell'angolino. Un tavolino. Di un bel acquario. Vabbè, ok, adesso stiamo esagerando. Com'è che li nutro i pesci? Aspetta, ma sono finti? Sono pesci per ricchi, Espi. Si nutrono da soli, fanno tutto da solo. Davvero? E non si muovono quando li guardi, perché portano rispetto. È vero. Io non ho mai avuto un pesce che porta rispetto. Grazie per averlo portato in casa mia, Luca. A questi sfasi, sposta quel cane. Scusa, non è che... Gianpaolo, vieni. Gianpaolo non risponde più ai miei comandi, ecco, non mi riconosce più. A te. Sono diventato così ricco ormai. Che ficcalo sotto l'acquario, dai, che gli piace in ogni caso. Oh mio Dio, ma è spettacolare questa cosa. Io non ho nemmeno bisogno dell'orologio a questo punto. Oh, un bel attaccapanni. E come ogni ricco, Espi, io direi che è un bel caminetto. Ma come un caminetto? Ma sei un criminale, scusami, ma... I suoi oggetti per ma un caminetto fuoco. Così esposto? Cioè, col parquet? Ma sì... Neanche una protezione? Vabbè, ma tu mi vuoi mandare a fuoco tutto quanto, Luca. Questo è il tuo piano sin dall'inizio. Venire qua, lusingarmi con tutti questi mobili belli e poi togliermeli tutti. Ti piacciono tanto i canarini? No, onestamente non ci ho mai pensato. Chi vabbè, se vuoi metterceli dentro, cioè ce li ma ce ne uno. Ce n'è uno già incluso, scusami, ma era in sconto? Ma questa schifezza, no, è certo. No, no, tutte le mie cose, la mia chest, la mia... Come faccio a craftare le cose adesso? Hai tanti libri, Espi, per caso? Beh, in realtà non so nemmeno leggere, ok? Devo imparare la settimana prossima. Sono arrivato all'H. Certo. La I è difficile come lettera, te ne regalo un po' io. Sono già bellissimo! Messi dentro. Anche se sono ignorante come una capra, queste cose colorate mi piacciono un sacco, Luca. A te piace solo che abbiano... sia tutto colorato e speriamo che abbiano tante figure grandi. Oh, cosa sta diventando? Un po' di bianco che fa risaltare tutto. Fantastico! Cambiamo tutto. Anche la cucina. È vero, la cucina deve ancora dopo modernarla, Luca. Dopo ci passiamo alla cucina. Dopo ci passiamo. Ma com'è che mi hai bucherellato tutto il muro? Cosa sono ste due gigantesche voragini? Cioè, avevi quelle finestrelle lì da cui non entrava niente di luce. Guarda cosa ti metto adesso. Oh, ma cosa sono que... Ma sono male, Sono non male. Bellissime. Aspetta, fammele vedere da fuori. È qualcosa di incredibile. No, sono finestre giganti. E da qui? Hai visto? Oh no, ma qui con la scaletta si può anche salire. Vabbè, ma dai, ma è uno spettacolo questa cosa. Posso vedere in tutte le direzioni. Sai una cosa? Questo è il perfetto modo per avvistare anche i creeper. Perché normalmente una finestra non ti permette di guardare a destra e a sinistra. Mentre così sono sia protetto, sia posso proteggermi. E poi entra un sacco di luce. Tu avevi quelle torce da neolitico. Cosa mi dici di nuove lampade? Lampada un po' particolare. Lampada un po' particolare. Ecco, la madonna, ma cos'è sta cosa? Che puoi anche accendere e spegnere. Ma sono dei marshmallow attaccati a un gambo di metallo. I ricchi mettono queste cose in loro case. Cosa mi dici di una bella scala a chiocciola così? Come una scala a chiocciola? Bianca, veramente? Moderna, al posto della mia scala, della mia cara amata scala. Oh, guarda qua. Però è veramente, veramente fantastica. E spero soltanto di non inciampare, perché qui morire un attimo, immagino. E manca solo questo ed è perfetta. Oh, finalmente. E ora una bella passiamo scala. Alla cucina. Voglio veramente vedere cosa metterai in questo bel posto. Via. No, Luca, perché? Niente perché porte. Stai distruggendo la. Come niente porte? Ma. Tanto tu spacca tutto giù. Cosa vuol dire spacca tutto, tutto suolo, giù? Tutto. La cucina, stai scherzando? Sì, la devo aprire? Tutto.
Tu togli qui? Che vado a prendere tutto l'arredamento della cucina. Oh no, perché, mia cara cucina? Ma cosa diavolo sta diventando la mia cucina ora, Luca? Come l'hai resa? Cosa stai facendo? Sto solo rinnovando un po' più aperta, più luminosa. Sì, vabbè, ma quando io ho spaccato tutto quanto non pensavo che sarebbe diventata così. Ok, Luca, ci sono quasi, a malincuore, ma l'ho fatto. Ho tirato giù tutto quello che stava sopra. O quasi, manca qualche blocco. Ma porca miseria, cosa mi costringi a fare pur di avere una casa da ricchi? Intanto ho quasi finito la cucina. Wow, ma cos'è diventata questa cosa? Tostapane, lavandino, cassetti, microonde. Non male, guarda quanto il forno lusso, delle modernità. Hai pure la tua collezione di vini. Vini, è il mio tagliere per affettare le carote come ti ho detto prima. Allora vuol dire che mi così ascolti. Tutti ti possono guardare. È certo che ti ascolti. Un frigorifero. Mamma mia, è spettacolare come cosa. Ma veramente, queste cose funzionano veramente. È fantastico. Credevi, io ti davo beh, non lo so. Esatte. Sembrano troppo belle per funzionare veramente. Capisci, Luca? Ovvio cioè, che scusami. Funzionano. E ora a questo punto direi che. Non lo so, mi sa che dobbiamo completare anche il piano superiore, anche se ho tanta nostalgia del mio vecchio piano superiore. Però ormai è metà fatto e metà no. Quindi mi sa che dobbiamo dare il tocco finale per rendere questa casa la più ricca del quartiere. Devi buttarlo tutto giù. Tutto giù, sei sicuro? Tutto sì, quanto? Sì, dobbiamo scoperchiare la casa. Ah, che gioia. Do una mano perché è abbastanza grande, però... Mi metto al lavoro. Dobbiamo farlo. Che faticaccia! Ma ti rendi conto quanti blocchi adesso? Questo era grosso. L'inventario praticamente è pieno di schifo. E adesso finalmente possiamo sistemare questo piano superiore. E finalmente avremo finito. Cosa? Hai qualcosa in mente per questo piano superiore? Lo vuoi rendere ancora più sfarzoso e ricco di quello inferiore? Perché io ho qualche ideuzza. Sacco di per qui sopra, Davvero? Tu che hai idee? Davvero? Sì. Da quando? Beh, insomma, da quando mi hai ispirato, in effetti. Prima ero tutto scettico, ma inizio a pensare che la tua idea di rinnovare questa casa sia un'ottima idea. In particolare qui, che dici se mettiamo, non lo so, un'area relax? Che te ne pare? Ma stavo pensando la stessa cosa. Davvero? Mentre tu stai a sistemare queste cose, io quasi quasi vado a fare una piccola cosina qui. Mi dai qualche altro pezzetto di scala di quarzo che potrebbe essermi molto utile? Ok, tieni. Oh, grazie mille. Non so cosa te ne puoi fare, ma... Qualche altro secchio ed è praticamente finita. Vediamo. Luca, vuoi venire a ammirare il mio capolavoro? Hai imparato. Oh yes, ho anche rovistato nel tuo furgone prima e ho trovato questa sdraio e questo ombrellone. Non ti avresti piacciono? Dovuto, però ci stanno, non mi pazzisco per il colore. Ormai sto imparando dal migliore, Luca. Questo cos'è? Un barbecue? Ma aspetta, sì. Ma funziona veramente? Vabbè, dopo casomai ci provo con le cotolette. Non vedo l'ora. Che poi ho già intenzione di fare una bella festa e invitare tutti i poveracci villager che abitano in quel villaggio. Io e la mia casa da ricco domineremo questo come quartiere. Come se non ci fosse un domani. Aspetta, mettiamo giù un bel letto. Diverso dal metà letto. È doppio letto ora. È fantastico. Funziona veramente come un letto. Cioè, quando diventa notte posso dormire tranquillamente. Non è finto, mi assicuri? Certo, cosa credi che ti togli così? Ma è uno spettacolo. Ormai ti sei parato dietro tutti i mobili e li stai sparando uno dietro l'altro. È qualcosa di fantastico. Certo che dobbiamo anche coprire un po' sta camera da letto. Ti immagini se piove? Sì, e sono ancora qui a sonnecchiare e sonnare. E sognare biscotti. Quello. Come va a finire male? Ma chi è lui? Ma me lo presenti? Giampaolo. È un nuovo arrivato? Ma come? No, Giampaolo è il cane che ho sotto. Smettila, non copiare i nomi dei miei animali. Non è vero, è vero lui. Giampaolo. Può ancora essere? Vivo? No, ok, è ancora vivo, per fortuna. No, perché per un momento ho preso un colpo. Aspetta, c'è ancora scaletta qui. Si può accedere al piano sopra. Hai visto? Oh, Luca, guarda che ti spezzi le caviglie in questa maniera. Porca miseria. Sono scivolato, dovremmo mettere qualche parapetto. Mamma mia, che casino che è questa cantina. Ci vuole proprio una sistemata. Luca, cosa stai facendo? Dai, dobbiamo sbrigarci. Sto rimpiazzando tutto. Sto togliendo questa terraccia schifosa. Ma è guarda bellissimo che bello. Guarda che bel vialetto. Vabbè, in effetti è un vero e proprio spettacolo. Ti ringrazio di aver sistemato anche il vialetto. Ma ora, Luca, dobbiamo sistemare una delle stanze principali della mia casa. Sono tantissimo affezionato alla mia cantina. Non è uno schifo, un pochino deve essere sistemata. Dai, è bellissima. Guarda che roba, qua entra pure l'acqua.
Senti, lo uso come bagno alternativo. Quando non ho voglia di andare al bagno su, alla fine metto qua e faccio quello che devo fare, anche se poi ritorna tutto indietro. E qui stavo scavando in cerca di altri materiali, eccetera, eccetera. Dai, vabbè, Luca, non giudicarmi così. Cosa vorresti farci qua sotto? Io la chiuderei, la tapperei direttamente. Non serve a niente. Ci vorrei fare un cavò qui sotto, capisci? Per custodire tutte le ricchezze. Sì, perché praticamente qui sopra una banca, una cassaforte gigante. Sì, esattamente. Qui abbiamo messo un sacco di robe super belle, ma sono soltanto estetica questa. Io ho bisogno di vera e propria ricchezza, capisci? Custodire sì, certo, e difendere come se la mia ricchezza. E cosa ci metti dentro la cassaforte? Il cavò, eh? No, banane, no, no, le ho da zucchine, ho da parte. Per piacere, io me ne vieni vado, qua e non giudicarmi. C'è una cosa di cui non ti ho parlato. Vieni a dare un'occhiata. Cioè? Un piccolo passaggio sono segreto. Interessato. Guarda qui. Premendo questo bottone. Tu hai un passaggio segreto. Sì. Guarda, si apre una chest che è piena di ricchezze, come puoi vedere. Quindi prendile pure, mi fido di te, visto che sei il mio architetto davvero? Ufficiale ormai. Sì, prendile tu, mi fido, fai bene attenzione. Puoi fidare tanto. Esatto. E hai abbastanza materiali per fare un bel cavò, quindi insomma un'area super protetta e conservare la mia ricchezza. Non voglio che arrivi un altro giocatore a rubarmi il diamante o l'oro. Mi servono per le spade, mi servono per i picconi. Ci penso io. Ho tutto già in mente. Ma cosa hai fatto? I miei passaggi! I miei bellissimi schifo, passaggi! Ma chiudi tutto qua, mura. Era anche un bel passaggio segreto questo. Si poteva accedere direttamente al mare. Meglio. Oh, di quarzo? Oh mio Dio, Luca. Ma quindi sarà anche un cavo super lussuoso. Oh, mi piace questo materiale. Cos'è? È a prova di scasso? È a prova di effrazione? È una nuova tipologia di sbarre. Ultra spesse. Oh, mi piace. Quella cos'è? Cos'hai in mano? Un blocco. Una finestrella? Cos'è? Magari la mettiamo così. Ma è una porta! È una porta. Vabbè, ma è la porta perfetta per fare i cavò. Non ci credo. Ok, Luca, a questo punto direi che è perfetto. Bisogna soltanto fortificare qui dietro. Mettere un soffitto. Devo rimpiazzare le pareti. Fortificare con queste sbarre. Ce n'è da fare. E poi finalmente avrò il mio cavò. Ma è così buio da queste parti. Beh, serve un po' di illuminazione, però. Un po' di neon, tranquillo. Qualcosa del genere. Wow, è fantastico. Esattamente come me l'immaginavo. Vedi di piazzarle prima possibile. Che sto iniziando a diventare geloso del fatto che le abbia tu in tasca. E qua, Espi, mettiamo tutte le tue ricchezze. Ma guardale. Pile. Tutti di i miei diamanti. Bei diamanti. 20 magari qualche di diamanti. Lingottino, no? Ma come hai craftato i lingotti così? Ma scusa, senza chiedere il mio permesso. Ma sei un criminale, loro si rivende meglio così, ma sì. Smeraldo, perfetto. E i blocchi d'oro dove sono finiti? Non dirmi che li hai convertiti tutti. No, ne ho un po'. Perfetto, perché sai, mi servono per craftare alcune cose, tipo gli orologi e altre cose. Io avevo preso 20 blocchi di diamante, 40 blocchi di oro e 15 blocchi di smeraldo. Esatto. Non so... Luca, dove sei finito? Dove sono finiti gli altri miei blocchi? Vieni qua che ti do una bella sistemata io. No, grazie, arrivederci. Vieni qua, ti spacco la ruota, voglio vedere come scappi a questo punto. No. Oh sì. No, non chiuderti dentro. Maledetto. Tu e le tue porte. Siato la mia ruota, come faccio io ad andarmene adesso? È chiuso anche di qua. Luca, l'unica cosa, dammi quei blocchi e avrai salva la vita. Ah, non vuoi scendere a patti dunque? Va bene. Rimettimi la ruota. Sì, te la rimetto subito. Guarda, la porto in casa, la riaggiusto e te la rimetto. Dai, tranquillo, arrivo subito. Se non sbaglio, li ho messi qui. Gli attrezzi per aggiustarti la ruota, Luca. No. Sì, no, sono qui, li ho trovati. Voglio soltanto. Guarda che ho un trapano, stai attento che ho un trapano. Stai buono, non ho paura di trapani, tranquillo. Allora, attrezzo numero 1 e attrezzo numero 2. Allora, attrezzo numero 1 e attrezzo numero 2. No, guarda che bella ruota scoppiettante. Yes! Ti piace? Graziato, ti è piaciuta la trapano? Stai fermo! Maledetto! Speed blocchi mi servono per tenere su l'azienda. Ma che se ne frega la tua azienda maledetta? Ma non dare fuoco a tutto. Adesso devo anche ricomprare il camioncino, visto che qualcuno l'ha fatto esplodere. Vabbè, tanto hai un sacco di diamanti e oro rubati da me, vero? Facciamo che ti ristrutturo un'altra casa gratis la prossima volta. Va bene, dai, posso accettare. Con nuove cose. Più tecnologiche, disgraziato! Ah, maledetto. Ok, d'accordo. Nel frattempo chiamo un carro attrezzi, che questa porcata non la voglio più avere nel mio giardino. Hai anche un altro buco per far compagnia all'altro.